Siamo qui con il console della generale della Federazione Russa, Alexander Nurizade. Allora, qual è lo stato della situazione delle relazioni fra Italia e Russia? Io veramente cerco di trovare l'obiettivo chiaro per spiegare la situazione. Ottimo stato di rapporti, veramente ottimo, malgrado tutti i problemi che abbiamo sul piano internazionale. Rimane, ha saputo sempre conservare una sua nicchia particolare nei rapporti con la Russia, e la Russia veramente apprezza molto questo atteggiamento da parte dell'Italia. Esiste un meccanismo molto articolato di cooperazione tra la Russia e l'Italia. In primo luogo parlo dei rapporti di carattere politico, cioè non è per caso che l'anno scorso c'erano le visite del Presidente della Repubblica Italiana in Russia, le visite del Primo Ministro. Per ben 4 volte i ministri degli esteri di 2 paesi si sono incontrati. Vedete che il dialogo politico è molto attivo, anche quello economico è molto attivo. Cioè, il punto chiave dei rapporti economici bilaterali è il cosiddetto Consiglio economico, che si è riunito a livello di Vice Premier della Russia e Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, che si è riunito nel novembre scorso e ha confermato un buon stato di cooperazione economica tra i due paesi e ha tracciato gli obiettivi per proseguire davanti. Ecco, non è soltanto, diciamo, sulle relazioni economiche che si intrecciano i rapporti fra Italia e Russia, ma anche dal punto di vista culturale. Per esempio, c'è un evento delle stagioni russe che è molto sentito. Vero, veramente, quello che ha detto è assolutamente vero. Quest'anno, cioè l'anno 2018, è stato proclamato l'anno delle stagioni russe d'Italia. Vuol dire un accenno fortissimo sulla cooperazione culturale. In gennaio di questo anno a Roma ha avuto l'inaugurazione questo festival dedicato all'Italia, che comprende tantissime manifestazioni di carattere culturale, arrivo di vari gruppi folcloristici, gruppi di orchestre, concerti, mostre e tutto quanto, che dovrebbe arrivare qua tra poco. Tra le cose più importanti, tra le tappe più importanti di questo festival, vi posso citare alcune. Ad esempio, è la mostra dedicata a 4 residenze degli zar russi, che sarà a Caserta, un tournée del troupe di Bolshoi di balletto alla Scala, eccetera, eccetera.